Siamo con la consigliera Valentina Rescigno, consigliera delegata alle pari opportunità della città metropolitana di Napoli. Siamo in prossimità dell'8 marzo, la festa della donna, e chiediamo alla consigliera qual è attualmente la condizione della donna nell'area metropolitana di Napoli. Buongiorno a tutti, io credo che la condizione comunque della donna nell'area metropolitana di Napoli sia legata molto comunque alla condizione della donna in generale, ovvero che oggi comunque è difficile essere donna perché si è tante cose, si è mamma, si è lavoratrice, si è compagna, moglie, amica, e questo essere tante cose per la donna ci spinge comunque a pensare all'importanza del suo ruolo all'interno della società e soprattutto alla capacità delle donne di sapersi adattare ai diversi ruoli che la società le attribuisce. Fondamentale è sicuramente in questo senso l'istruzione, quindi la possibilità di dare alle donne gli strumenti per poter realizzare dei progetti, dei sogni lavorativi e professionali. Ritengo che sia fondamentale oggi, soprattutto nell'area metropolitana di Napoli, parlare di questo. Quali sono le linee guida alle quali ispirerà la sua azione nell'esercizio della delega che il sindaco De Magistris le ha conferito qui in città metropolitana? Io ringrazio sempre il sindaco De Magistris per la fiducia che mi ha dato e perché ritengo comunque che siano delle deleghe importanti quelle che mi ha conferito, e quella delle pari opportunità è una grande responsabilità per me. Sicuramente il mio obiettivo è quello di improntare tutto verso un messaggio positivo, quindi una donna forte, una donna determinata, una donna che abbia la consapevolezza che c'è un riscatto, c'è la possibilità di realizzare comunque dei progetti, dei sogni. Quindi il mio obiettivo dal punto di vista proprio politico è quello di lanciare un messaggio positivo. Sì, è vero, oggi si parla tanto della violenza sulle donne, purtroppo nel 2021 è una piaga sociale, eppure il messaggio che voglio dare alle donne è che c'è sempre un'alternativa, c'è sempre un percorso alternativo a quello che dà loro un'indipendenza, un'indipendenza economica, un'indipendenza di pensiero. Quindi si comincerà con un'iniziativa proprio nelle scuole dal prossimo 8 marzo in poi? Sì, diciamo che io ho parlato proprio con la consigliera di parità, che è la dottoressa Buonfiglio, che ho avuto modo di conoscere, una donna anche lei forte e determinata, ho molto da imparare da lei, e abbiamo pensato ad un progetto nelle scuole superiori proprio di diffusione della cultura di genere all'interno delle scuole, quindi dei seminari organizzati dove verranno invitate donne ad esempio del mondo sportivo, donne di altri ordini professionali, magistrati, medici, che possano testimoniare il loro percorso professionale e la capacità comunque di coniugare la vita familiare e quella lavorativa, questo entrando nella DAD delle scuole e quindi creando, diciamo, dei momenti che possano essere costruttivi ed istruttivi per i giovani che sono il nostro futuro. Avete già contattato dei soggetti che possono essere comunque dei modelli per le giovani generazioni nelle scuole? Sì, abbiamo pensato comunque al calcio Napoli femminile, abbiamo pensato comunque a donne magistrato, avvocati, quindi dei vari ordini professionali che possano, diciamo, essere da esempio, da monito per le ragazze che saranno le donne del domani. Bene, grazie consigliera Rescigno. Grazie a voi. Buon lavoro.